La tutela si fa in tanti modi, noi abbiamo cercato di declinarla in mille maniere, ma fino ad oggi con scarsi risultati. Adesso finalmente si arriva al dunque e sta cominciando a diventare patrimonio comune, la coscienza collettiva ci dice che la tutela è un dovere e la difesa di questi mercati è la conseguenza diretta. Tutela, ma ha insistito molto anche sul dare assicurazioni agli agricoltori. Sì, le assicurazioni fino a qua sono sempre state uno strumento che veniva utilizzato sostanzialmente per far fronte a delle crisi di tipo meteorologico. C'è sempre più la necessità, io lo insisto, lo dico da anni, sempre più la necessità di arrivare a un momento in cui le assicurazioni diventino uno strumento che garantisca dalle oscillazioni dei mercati, che sono oggi l'insidia più forte. Nessun strumento potrà mai garantire in assoluto, ma di certo si possono porre in essere delle forme di mitigazione. Le risorse ci sono. Il governo ha trattenuto oltre 1,5 miliardi di euro delle regioni per fare questo piano assicurativo nazionale. Io da 4 anni insisto, mi pare di aver capito oggi che c'è un'apertura in questo senso e che Coldiretti sarebbe disposto a sostenerla, di questo ne sono felice. Ha scritto anche una lettera proprio oggi al ministro. Abbiamo mandato una lettera al ministro, ahimè, perché il sistema assicurativo per la parte più convenzionale e tradizionale fa acqua a tutte le parti. Ormai siamo in ritardo con i pagamenti dei premi da un paio d'anni, è in ritardo il Ministero, è in ritardo l'AGEA, non sono in ritardo le regioni, ma è ovvio che una regione come la nostra ha questa preoccupazione e vuole evitare che questa preoccupazione si trasformi in emergenza. Una domanda, nel suo discorso ha fatto un po' una prospettiva dell'agricoltura del domani, deve fare conti con tanti cambiamenti a partire dalla PAC, ma anche con meno fondi che arrivano dall'Europa. Le prossime PAC, ammesso che siano come le ricordiamo, avranno una struttura completamente diversa dal punto di vista dell'intervento diretto sulle imprese da un lato e dall'altro purtroppo disporranno di meno fondi, perché questo ormai è il leitmotiv che accompagna quasi tutti gli interventi della Commissione Europea nelle ultime settimane. Quindi fare i conti con meno soldi, con modalità nuove, sarà estremamente complicato, però noi dovremo farcela, dovremo studiare e valutare la possibilità che a questo punto i paesi tornino a investire direttamente sul sistema agricolo e quando i paesi non lo facessero lo facciano le singole regioni. Per questo io credo che l'appuntamento del 22 ottobre sarà un appuntamento significativo in questo senso. Specializzazione con la tutela del contadino, visto che lo slogan della Coldiretti è "io sto con il contadino". Non vorrei che diventasse una forma di tutela di una specie in via estinzione, perché così non è. In realtà è ancora un comparto, una filiera molto forte che ha un problema di ricambio occupazionale e che ha un problema di remunerazione all'interno dell'impresa stessa, che quindi va sostenuto. Noi cercheremo di sostenerlo con forza e credo che ha ragione la Coldiretti a rivendicare con orgoglio questa componente, che è una componente significativa della nostra storia, della nostra cultura e della nostra economia. Il mio saluto anche da parte del Presidente Marroni, che come ci è stato ricordato sarà il vostro ospite nella giornata di domani, va soprattutto concentrato su un tema, il ringraziamento. Cioè, noi scegliamo di ringraziare la Coldiretti per aver scelto ancora una volta Milano, la Lombardia, e colgo l'occasione per ringraziare i tanti agricoltori o coltivatori o contadini lombardi, come li avete definiti nel vostro motto, che stamattina sono tutti qua riuniti e danno un segno di forza e di compattezza per quella che è la prima agricoltura italiana, una delle prime agricolture europee e quindi di fatto del mondo, e che rappresenta un punto eccellenza d'orgoglio e una grande responsabilità per chi si è trovato in questi anni a dover gestire una partita non semplice, una partita decisamente impegnativa. Ecco, quindi grazie a voi, grazie alla Coldiretti. Il tema del cibo, la qualità del cibo, la centralità del cibo torna ad essere di attualità grazie a questo messaggio forte che state portando, e lo fate in quella che io ritengo essere ormai la capitale riconosciuta a livello internazionale del gusto, che è Milano, che è non solo il capoluogo della Lombardia, ma di fatto ormai nell'immaginario collettivo del mondo è il luogo del gusto, della qualità, del saper fare, delle cose buone. E in questo gusto, qualità e in questo saper fare le cose buone serve comunque una grande capacità e visibilità, una grande visione strategica. Ecco, la visione strategica è quella che deve appartenere al mondo della rappresentanza. La vostra rappresentanza la sta dimostrando con forza. Noi credo che saremo necessariamente, doverosamente al vostro fianco in questa battaglia che va nella direzione di salvaguardare questo grande patrimonio storico, sociale, culturale, ma soprattutto economico che oggi il mondo agricolo lombardo rappresenta e che di fatto si presta ad ospitare il resto del mondo agricolo italiano. Quindi grazie a tutti, una buona 3 giorni e viva a questo punto i contadini. Io sto con i contadini.